di unghie, benvenute in questo nuovo video refill. Allora, cominciamo questo video dall'applicazione della base, quindi già applicato i preparatori, preparato l'unghia naturale, eccetera eccetera. E, ok, sto utilizzando la HD base nylon e niente, la utilizzo come base. Mi dà tanta adesione questo prodotto, veramente mi ci trovo molto bene e sto avendo difficoltà, tra virgolette, a cambiarlo, a usare altro. Mi trovo molto bene. Ho utilizzato anche altre cose, ma poi alla fine torno a lei perché mi trovo bene e questo è, nonostante io possa ho a disposizione, insomma, varie cose, vari prodotti da utilizzare, torno a lei, utilizzo sempre lei. Questo sarà forse il quarto o il quinto o la quinta bottiglietta che uso, perché veramente mi piace molto. Allora, andiamo di Polygel. Questo è quello nel barattolo, come vedete, di Beauty Space Nails. È il colore Skin e mi piace molto anche questo colore perché è bello coprente, un rosa abbastanza naturale e quindi mi piace come colore. In questo momento io ho anche il natural, ci sono varie colorazioni di questo polygel in barattolo, ma io ho solo queste due per il momento, quindi natural e skin. E il natural è un po' più caldo, direi che la differenza fra i due è questa. Lo skin, questo è un pochino più naturale sul freddo, freddo neutro, diciamo così, e invece l'altro, il natural, è un pochino più caldo a mio avviso e anche forse un po' più coprente. Comunque, giusto per, io sono qui che vi faccio tutte queste differenze per farvi capire un pochino le differenze, scusate la ripetizione, ma a volte dai video non è mai così facile come dal vivo, ecco. Comunque, utilizzo appunto Polygel perché sì, mi piace Polygel. Mi avete visto utilizzare anche i gel ultimamente, ma se vi devo dire la verità, sul podio dei miei preferiti ci sono acrilico e Polygel. Anche se tutte noi abbiamo iniziato con il gel, la maggior parte, eccetera eccetera, ma ad oggi, anche perché mi piace il polygel, vedete qui, se fate caso, cosa sto facendo. Ho limato l'unghia naturale, ho già dato la forma a queste unghie e le ho fatte abbastanza strette e una mandorla abbastanza stretta, però ci sono alcune unghie, come per esempio i due pollici, che non erano uguali. E uno forse mancava un po' di laterale, uno spigoletto, eccetera. Con il polygel io riesco ad aprirmi, mi apro e praticamente, essendo un prodotto abbastanza come dire, ad alta densità, che non si muove, possiamo fare queste correzioni in aria, come si dice, senza bisogno del supporto di una nail form o di una tip. E quindi tante volte preferisco utilizzare appunto un prodotto come il polygel, perché senza aiuto di tanti supporti riusciamo a ricreare l'angoletto, a ristabilire meglio i laterali nel caso in cui limando magari ce li siamo portati via, oppure una persona, io presente, alla quale non crescono i laterali, ogni volta comunque devo andarli a ripristinare. Qui sto litigando con l'eccesso di polygel che non si vuole staccare, ma alla fine si staccherà, perché con le buone o con le cattive si staccherà. E quindi niente, ecco, polygel mi piace veramente tanto. Gel per alcune cose può essere anche più comodo, insomma ogni prodotto ha il suo vantaggio, diciamo così. Però se siccome qualcuno in privato me l'ha chiesto, allora io qui vi dico che nel podio c'è acrilico e polygel, va bene. E ok, qui ho lasciato 10 minuti, che è il tempo
Il tempo esatto in cui ho messo, ci ho impiegato per rimettere il prodotto su tutte le unghie, l'ho lasciato a velocità normale, non ho tagliato niente e faccio due unghie per volta. Faccio due unghie per volta perché fa caldo, va bene, io ho il climatizzatore nella stanza, però comunque sia, sembra che questi prodotti lo sentano lo stesso quando comincia a fare caldo e quindi preferisco fare due unghie per volta in modo che non devo preoccuparmi troppo di stare a controllare se mi sta colando nel primo dito che ho fatto, eccetera eccetera. Non mi crea nessun problema fare due dita per volta, lo preferisco, sto più tranquilla e non vado di corsa. Anche perché poi lo sappiamo, perdiamo più tempo ad aggiustare il prodotto che cola nella cuticola, nei valli laterali, perdiamo più tempo a fare quello che a effettivamente a mettere il prodotto su tutta l'unghia. Va bene, il pennello che sto utilizzando è un numero 8 di Beauty Space Nails, sempre lo trovate nel sito, io cercherò di lasciarvi i link giù nell'info box. Se non trovate i link, la scritta che dice prodotti usati in questo video, se scorrete c'è un'altra scritta che dice prodotti che utilizzo di frequente e lì trovate tante cose che effettivamente mi vedete usare nei video e comunque li trovate lì. Nel bicchierino c'è la Poly Shape, che è il liquido per lavorare il Poly Gel, quindi anche lui mi vedete usare quello perché da quando lo sto utilizzando in effetti sento che c'è qualcosa di diverso rispetto a un semplice tra virgolette cleaner. Io ve lo dico sempre, lo ripeto per le nuove, ho sempre utilizzato il cleaner, non ho nessun tipo di problema a usare il cleaner con il polygel, qualora però il cleaner non abbia troppa percentuale di acqua all'interno. Quindi queste sono cose che magari nelle etichette dei prodotti non le trovate scritte, trovate che c'è scritto acqua perché comunque per legge le aziende non sono obbligate a spiegare le percentuali di prodotto, però in tutti i cleaner c'è dell'acqua, alcuni sono più diluiti, alcuni meno diluiti. Vi accorgete che c'è magari un pelino più di acqua se ci lavorate l'acrigel, il polygel, e questo vi rimane un pochino appiccicato al pennello. In quel caso vi accorgete che magari il cleaner è un pochino, l'alcol isopropilico è un pochino più diluito. Questo non è un male assolutamente, è che per lavorare il polygel serve meno acqua, diciamola così. Quindi tutto questo per dirvi che da quando ho provato la Poly Shape, ormai da ottobre forse dell'anno passato, non ricordo bene, e la sto utilizzando perché in effetti si lavorano tutte le marche di polygel. Io lo lavoro con questo Poly Shape e funziona benissimo con tutti. Mi piace tanto perché lo sento quasi oleoso tra virgolette, perché non c'è l'olio all'interno, ma lo sento un prodotto morbido, vabbè, insomma, ok. Va bene, allora vi lascio all'applicazione del, mi raccomando, schiacciate sempre il prodotto nel giro cuticole, pulite il giro cuticole se il prodotto o il liquido stesso, mi raccomando anche non imbevete troppo il pennello di liquido, perché il liquido giustamente, essendo liquido, quello cammina dove trova cammina, quindi anche quello è una cosa da tenere in conto. Comunque pulite sempre il giro cuticolo e i valli laterali prima di mandare in lampada, che è tutto di guadagnato, perché dopo, se no, dobbiamo andare a farlo con la fresa e magari rischiamo anche di dover insistere un pochino e magari facciamo anche male alla pelle, quindi questa è un'altra cosa abbastanza importante. Va bene, allora vi lascio alle ultime due unghie e poi come sempre passiamo alla limatura. Thank you.
Ok, la fase della limatura. La prima cosa che faccio è andare a pulire l'unghia naturale sotto. Voi mi vedete farlo sempre, ma ci sono delle unghie in cui mentre lo sto facendo penso: ma come si fa a non pulire le unghie? Come si fa? Come fanno alcune ragazze a non andare a pulire e togliere quest'unghia naturale da sotto? E ogni volta che lo faccio a questa signora penso sempre che lei prima andava da un'altra persona che non lo faceva mai. Io ogni volta che faccio questa cosa, specialmente su di lei, penso: Madonna santa, ma perché non fare questa cosa? Insomma, queste unghie in particolare hanno proprio bisogno di essere pulite nel nel vero senso della parola, e soprattutto siccome poi sono unghie che vanno verso il basso, cominciano a crescere verso il basso, assolutamente lo devo fare. Infatti, se notate, il prodotto che io ogni volta vado a mettere sopra è abbastanza prodotto quello che vado ad utilizzare con questa persona, perché so che devo andare poi ad alzare da sotto, eccetera eccetera. Ma soprattutto pulite le ste unghie sotto, e quando so che devo fare una cosa abbastanza importante, nel senso devo andare a togliere abbastanza unghia, perché poi lei ha le unghie anche belle toste, sai, quelle unghie belle toste, belle forti, e quindi quando devo andare a fare questa cosa mi avvalgo dell'utilizzo della punta, non della piccolina, perché la piccolina sì, ce la fa lo stesso, ma ci metto di più. Invece mi voglio sbrigare e utilizzo una punta cono. Questa è una comune punta, sto sempre ad aggiustare la posizione della mano di questa signora, perché si muove, si sposta, viaggia, il poggiabraccio viaggia per il tavolo, non capisco come fa. Comunque, che stavo a dire, che utilizzo appunto una punta cono stondata in punta, insomma niente di che, niente di chissà cosa particolare, una punta abbastanza comune. E niente, poi comincio con la mia lima grana 100. Questa utilizzo la 100 per questo poligel, perché in polimerizzazione questo è un pochino più duro da limare rispetto a quell'altro nel tubo, sempre di BSN, ma insomma niente di così duro come l'acrilico. In effetti, quando cominci a limare l'acrilico e poi ti capita di ripassare al gel o al poligel, dici: mamma mia, ma cos'è, un burro? E in effetti è così. Quindi prima faccio una parte di limatura con la lima e poi con la fresa. E questo è quello che faccio veramente sempre, mi vedete farlo ormai da anni, io penso che ormai lo saprete a memoria quello che faccio. Ho lasciato una parte anche, non di tutte e due le mani perché veramente è troppo, poi con la stessa punta mi vado ad assottigliare sotto, vedi? Assottiglio sotto perché me le alzo parecchio queste unghie. Allora, ho lasciato questa unghia qui, l'immagine di questa unghia qui, perché vi dico sempre, anche durante i miei corsi, anche durante i video, mi raccomando, dovete guardare sempre da tutti i lati, da tutte le prospettive, le unghie che state limando. Perché sì, perché magari tu la guardi da sopra e ti sembra che va tutto bene, invece poi ti giri, ti metti di lato, giri il dito, fai girare un pochino la mano e ti accorgi che magari hai lasciato troppo prodotto nell'apice, magari ti accorgi che c'è troppo prodotto verso la punta. Quindi guarda, ho lasciato questa immagine perché vedete che io giro, se qui fate caso, io giro la mano insieme alla sua mano, mi sposto un pochino io con la testa, con il mio corpo, con il busto, e guardo bene tutto quello che sto limando. Sono piccole accortezze, ma che vi facilitano tantissimo il lavoro e vi fanno ottenere un risultato finale migliore. Quindi sono piccole cose, ma che se imparate a farle sono molto utili. Allora, eccola qui la mia piccolina. Con la piccolina vado a pulire il giro cuticole, ad assottigliare ancora un pochino, se ce n'è bisogno, prodotto nel giro cuticole, mi libero bene
i valli laterali, che questa mano in particolare ha quel tipo di struttura anche di pelle che tende a sovrastare l'unghia, e quindi io ogni volta cerco di, soprattutto poi quando devi andare a mettere il colore, con questa puntina mi vado ad aprire di nuovo i valli laterali, a pulirli da eventuale prodotto, che a volte non è prodotto ma è appunto il liquido che un pochino misto al prodotto scende nelle cuticole, nel vallo laterale, magari neanche ce ne accorgiamo. Va bene, fatto questo, ho pulito tutto e adesso comincio a colorare con questi bellissimi gel color fluo, che sono della linea Deco di Beauty Space Nails. Questo in particolare si chiama Deco Rose ed è il numero 147. Vi lascio giù nell'info box anche di questi i link diretti, e sono veramente spettacolari sti colori, ragazze, perché tra l'altro poi vedrete più avanti, sentite il rumore, ce li ho in mano, sto giocherellando. E c'è il giallo che si chiama Deco Guayava, il giallo fluo bellissimo, che è super coprente, non ha bisogno di mettere il bianco sotto, assolutamente nulla, è super coprente e super denso. Infatti ci riuscirò a fare delle linee, perché vado a fare queste onde che ultimamente vanno tanto, e sono rimasta molto molto sorpresa. Eccomi qua, ho fatto la doppia passata con il Deco Rose, anche se qualcuno probabilmente ne farebbe solamente una, perché veramente sono molto molto coprenti, solo che io sono vecchia scuola e capoccia dura e non riesco a fare una passata sola, che ve devo dire, ragazzi, in effetti potrei migliorare questa cosa. Allora, tutti i colori che mi state vedendo usare sono Deco. Quello rosa, il primo rosa che ho usato, mi pare che sia il Deco Lici. No, il Deco Lici è quell'altro. Ma lo sapete che mi sa che mi sono sbagliata, il Deco Rose. No, il Deco Lici, scusate, il Deco Lici è l'152 ed è quello che ho utilizzato per colorare le unghie monocolore. Ho sbagliato. E le linee rosa che vedete sono con il Deco Rose, quelle sì, con l'147. Il giallo è il Deco Guayava e il l'azzurro è il Bora Bora, che non è un Deco ma è bellissimo e coprentissimo anche lui. Comunque vi lascio tutto giù nell'info box, tutti questi link dei fluo, perché sono veramente bellissimi. C'è anche il mio codice sconto con BSN giù nell'info box del 10%, che è Adorissimo con una sola X. Comunque, anche qui ho lasciato tutta questa parte, sempre perché a volte ci frustriamo con il tempo. Insomma, ci ho messo 13 minuti, questo è velocizzato adesso ovviamente, ma la clip dove sto facendo queste quattro unghie con queste cose dura 13 minuti. Ora, è poco, è tanto, non lo so, io ci ho messo 13 minuti e per fare queste cose, come diciamo sempre, hashtag ci vuole il tempo che ci vuole. Quindi se andate di corsa, se la persona di fronte a voi va di corsa, eccetera eccetera, certe cose secondo me non si fanno. Guardate il giallo quanto è pigmentato, un giallo fluo così pigmentato è veramente interessante, perché i fluo possono creare sempre qualche problemino. Comunque, fatto questo, vado con dei glitterozzi a dare giusto un tocco di luce tra le righe, tra queste onde, tra una onda e l'altra. Poi mando in lampada giustamente e poi andiamo a sigillare. Quindi questo è il video di oggi.
Allora, dopo aver polimerizzato il sigillante, prima di andare a mettere l'olio, io se ho bisogno vado a fare questa cosa con la lima sottile, una lima sottile, appunto quelle di legno sottili, vado a pulirmi intorno ai valli, se è colato il colore, se il sigillante un pochino è colato, a me non crea nessun tipo di problema e soprattutto l'aspetto finale è migliore, perché se è colato un pochino di colore nel vallo, io con la lima senza nessun timore lo vado a togliere e provate a farlo, insomma non c'è niente di male. Metto l'olio per cuticole mentre l'altra mano sta ancora in lampada e prima di fare le foto con il cleaner vado a pulire la superficie, solo se devo fare foto o se sto facendo il video, perché se no le mando via con l'olio, così in modo che possa idratare per bene tutta la pelle intorno. Ok, allora amiche di unghie, questo è il risultato finale. Questi i colori fluo in genere, guardate come fanno sembrare la mano più abbronzata, cioè proprio tirano fuori l'abbronzatura i colori fluo. Spero che vi sia piaciuto questo video. In alto a sinistra i miei social, soprattutto Telegram, vieni di là se hai Telegram, se no scaricalo. E, spero che vi sia piaciuto, tanti like, tanti arcobaleni nei commenti, sì, emoji con arcobaleni. Un bacio grande grande, ciao! Ciao!